Quando nasce la vera arte? Quando si può dire che c'è il primo passo dell'arte anche italiana? Sicuramente fu Giotto a dare l'avvio all'arte e al pensiero italiano. È un passo evolutivo importante che segna anche in qualche modo l'avvio di tutti i motori europei, di tutte le espressioni europee. Siamo nel periodo bizantino, quindi questi fondi oro che volevano significare una profonda spiritualità, queste profonde figure religiose bidimensionali, perché non può avere Dio una tridimensionalità, non può esistere come l'umano. E se invece fosse così, se vogliamo pensare che Gesù siamo noi, Dio siamo noi o comunque è in noi e noi ne siamo la sua realtà, la sua espressione, la sua vita. Così Giotto incomincia a pensare a una prospettiva, certo ancora molto acerba, ai primi passi, eppure vede nella possibilità di iniziare a mettere il luogo dove la figura esiste, crea, si trasforma e realizza le proprie opere, una nuova realtà. La concretezza dell'esistere in Giotto segna il passo di incominciare a vedere oltre la spiritualità l'uomo che esiste, l'uomo che crea, l'uomo che in qualche modo genera un pensiero che arriva diretto e può essere da tramite per comunicare con l'essere più potente, Dio.